Buonasera, io sono Malde Vigneri, sono siciliana, vengo da Palermo. E vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per questo compito assegnatomi di coordinazione in questo pomeriggio della riflessione sul tema La comprensione della bellezza nel ciclo dei seminari, il quarto credo questo sia, sui seminari. Prendersi cura dal titolo dedicati al prendersi cura in collaborazione tra l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e la Società Psicoanalitica Italiana di cui io faccio parte. Ho il piacere di presentare le relatrici di questo pomeriggio e i loro lavori che, come vedrete, in un modo articolato tra loro presentano questo complesso ed affascinante tema, enigmatico direi nella sua definizione, da angolature diverse, l'una una esposizione a largo raggio, direi teorico, clinico, filosofico, ma anche, come vedrete, personale, l'altra presentando un'esperienza specifica quanto mai pertinente e significativa. Relazioni tra loro articolate, anche se provenienti da ambiti professionali e da esperienze professionali diverse. Infatti, Benedetta Guerrini degli Innocenti, alla mia sinistra, è medico-psichiatra e socio con funzione di training, membro con funzione di training della Società Psicoanalitica Italiana, all'interno della quale ha svolto importanti ruoli, per esempio segretario scientifico al Centro di Firenze e anche stata redattrice di Psiche, la rivista, una delle riviste della nostra società, ed è oggi caporedattore, al momento dico caporedattore della rivista di Psicoanalisi, che è l'organo editoriale della nostra società, ma ha svolto ruoli anche fuori dalla SPI. Per esempio è giudice onorario, mi pare, del Tribunale dei Minori di Firenze, dove vive e da sempre si occupa e scrive sulla violenza femminile, in particolare sulla sofferenza infantile. Ginevra Bompiani, alla mia destra, invece, ha dedicato tutta la sua vita ai libri. Scrittrice, saggista, editrice, docente universitario, critico letterario. Al momento ha scritto moltissimo anche lei, al momento gli ultimi due lavori sono, mi pare, Mela Zeta, poi mi dirà cos'è il senso, è che con Edito Nottetempo, che credo sia una casa editrice da lei stessa fondata, ecco, in cui parla di elementi storici che hanno profondamente cambiato, che hanno inciso e cambiato la sua vita, ma anche l'altra metà del cielo che al momento. No, di Dio. L'altra metà di Dio, ecco, scusi, che è Edito Feltrinelli, in cui parla delle tre ombre del contemporaneo, la distruzione, la punizione e la mistificazione. Al momento ha due grandi passioni, lei mi ha detto, il clima e le migrazioni. Nell'introdurre il tema di oggi, devo dire che è veramente difficile per me, ma forse per tutti, parlare della bellezza in un momento in cui il mondo brucia e i nostri mari pullulano di cadaveri. Nonostante questo, è proprio da questa constatazione, amara constatazione, del dolore e della forza distruttrice che vi può essere nella condizione umana, che voglio trarre
un elemento che a me preme moltissimo, oltre tutti gli altri di cui le mie amiche qui oggi parleranno, ed è un elemento che considero come fondamentale e come espressivo anche del significato stesso dell'esistenza della bellezza nella terra, cioè perché c'è la bellezza. Allora penso che essa abbia un valore antropologico, che sia esattamente un marcatore filogenetico e un propulsore evolutivo nel processo di conoscenza. Benedetta vi parlerà, come vedrete nel suo lavoro, di quanto fondante sia della bellezza stessa, ma anche del sorgere del senso della bellezza nell'uomo, il momento fondante dell'incontro primo neonato, del neonato con la madre. Ve ne parlerà a lungo, ve ne parlerà a partire da quelli che sono gli autori della psicoanalisi che tanto ne hanno parlato. Meltzer scrive anni addietro proprio la comprensione della bellezza, e a questo fa riferimento. Quello che mi preme qui sottolineare è che nello scambio originario dello sguardo del bambino sulla madre, che è la sua bellezza prima, e gli vedrà riflesso non soltanto se stesso, ma il modo in cui egli è visto e vissuto dalla madre stessa. Intendo dire che vi è un legame segreto fra l'oggetto bellezza, sia esso primario, e il soggetto che la percepisce, un legame che è uno scambio, come voi avete visto nella bella locandina di questo pomeriggio. Ma questo scambio, questa riflessione è anche un rispecchiamento, ma non soltanto, è anche l'avvio di un processo, l'avvio di un processo che, come racconta, come dice molto bene, credo, in un suo libro che è un capolavoro assoluto e che è il testamento spirituale di questo grande filosofo, come scrive Ricoeur a un'età, qui noi siamo ragazzine, insomma, e che è I percorsi del riconoscimento, è un avvio di percorso che pone il bambino in essere. Pensate, è una tappa evolutiva, un percorso che dall'inizio di cui parla Benedetta al terzo, quarto mese, siamo già in un momento avanzato di maturità del bambino, ed è il momento, tutte le mamme si ricordano, e anche dell'aggrappamento oculare, dell'aggrappamento, grasp lo chiamano i pediatri, e in quel momento, da quel momento in poi, c'è un processo che implica, si avvia o si è già avviato, un processo che implica prossimità, un processo di avvicinamento con l'oggetto bellezza che si trasforma da quella che è, diciamo con Schopenhauer, la presentazione d'oggetto in percetto, cioè sensazione soggettiva, e da questo momento in poi riconoscimento, confronto, selezione, cioè scelta. Questo è il percorso del processo della conoscenza umana. Una giovane analista, una candidata per la verità, mi racconta che mi parla del nipotino di 3 anni e mi racconta che il bimbo che adora i mezzi meccanici ed il trattore, in particolare i trattori, dice alla madre: mamma, sei bella come il mio trattore rosso. In cui il trattore rosso è l'oggetto secondo, l'oggetto bellezza secondo, dal momento in cui vi parla Benedetta, è l'oggetto cioè che rappresenta il bimbo, rappresenta il corpo del bimbo, come ben sappiamo, ma rappresenta anche la bellezza della madre, che porterà sempre come ricordo irripetibile, irraggiungibile, ma inciso, ma trascritto,
è il suo futuro, è il suo è il futuro, cioè l'oggetto secondo, l'oggetto della bellezza, l'oggetto della nostra vita che non sia la madre che abbiamo avuto, lo chiamo oggetto secondo, è di fatto un oggetto transizionale, un oggetto bellezza transizionale che conduce verso, proprio verso il futuro, verso la costruzione di questo momento. È proprio questo che vi dicevo della selezione, cioè di ciò che della scelta, noi sciogliamo i nostri oggetti bellezza e forse anche diremmo ci facciamo scegliere dalla bellezza nel momento in cui questa ci colma, proprio ci raggiunge, proprio in questa selezione io vedo il secondo punto, quindi il primo punto che sottolineo è che sia un marcatore biologico, che la bellezza sia un marcatore filogenetico. Il secondo punto è che la bellezza si instaura e vive sempre in una tensione continua di contrasti. Il contrasto è madre e bambino, abbiamo detto, ma abbiamo detto anche oggetto primo, oggetto secondo, ma direi soprattutto in maniera molto più comprensibile, diciamo apparibile, è il contrasto tra il valore assoluto, universale della bellezza e la sua permeabilità alla relativizzazione e alla storicizzazione. Se noi possiamo, così come il lavoro di Ginevra racconta e fa vedere il lavoro di, possiamo poi chiamare, lei lo chiamerà in una maniera particolare che mi è piaciuta molto, ma lo lascio dire a lei, un lavoro di integrazione multiculturale, diciamo, ma se noi possiamo pensare che Pollock, Picasso, Kandinsky non avrebbero certamente, non sarebbero stati apprezzati e non avrebbero neanche potuto vivere forse prima del XX secolo, quello che a me preme soprattutto di sottolineare è che la loro opera, in qualche modo la loro arte, vive in un clima di, appunto, di contrasto e di tensione, ma massimale, cioè nel senso che io credo che la bellezza si iscriva sull'ordine della pulsione e che viva proprio l'arte tra la pulsione di vita e la pulsione di morte. Intendo dire che alle prese col secolo buio è di quello che è un Green, che è un guru della psicoanalisi francese, ora scomparso, chiama l'assedio dell'armata delle ombre, proprio dei nostri tempi e del degrado, vi dicevo all'inizio, della nostra era. Sembra che la bellezza allarghi le sue ali come una madre pietosa e accolga dentro di sé la distruzione, la violenza e la morte, che accolga il brutto e lo trasformi in arte, come per esempio il volto e l'arte pittorica di Francis Bacon. E questa trasposizione dell'arte, noi lo potremmo proprio vedere come questa trasformazione dell'arte di oggi, cioè la scomposizione, la destrutturazione delle opere di Picasso, per esempio, potremmo vederle in qualche modo come una sorta di presagio del futuro, che l'arte, il grande narratore, pone a noi che ne siamo usufruitori, ma anche, come vedremo, artefici. Come voi vedete nella locandina stessa, è possibile pensare che nelle opere, nelle piazze di De Chirico, noi possiamo assistere a quella evanescenza fino alla scomparsa del soggetto, l'impoverimento della figura del soggetto, che è proprio un'altra verità del nostro tempo storico. Ma io voglio prendere questo, ancora una volta, e vederlo come una delle tensioni, come una degli opposti dell'altro, perché per quanto l'oggetto sia evanescente, il soggetto sia evanescente, si scomponga, pensate alle figure di
Picasso, alle donne di Picasso, ma anche al volto di Bacon, tuttavia l'oscillazione è tra un soggetto assoluto che dell'arte sarà sempre espressione prima. Quello che per me, lo dicevo poco fa la collega, è il più grande degli enigmi, cioè il genio, il talento. Il talento è il soggetto dell'arte, il soggetto che è traghettatore, che è costruttore, che è creatore e che sarà sempre al limite, diciamo appunto, la tensione tra, come dice Kant, limitato e illimitato, e come meglio dice Freud, sarà al limite tra il veicolo mortale di una sostanza fondamentalmente immortale e, diremmo infine, è il limite tra il pieno della forma, il rinascimento, la forma, e l'evanescenza del soggetto, e la latenza, il vuoto, il chiaroscuro che l'arte, ma anche la psicanalisi oggi ha come proprio oggetto principe, cioè la lettura e la comprensione dell'ignoto. Ebbi modo però di avvertire, di sentire parlare di questo alla fine del secolo passato, quando ascoltai una intervista che è indimenticabile per me di Vladimir Horowitz, un pianista dignitoso, con non eccessive eccellenze all'inizio della sua da giovane. A un certo punto scomparve dalle scene per lunghissimi anni. Quando riapparve era diventato, chi di voi lo conosce, un genio assoluto della musica. Io l'ho visto suonare in televisione. Spolverava i tasti con le dita, come se li sbriciolasse i tasti, ricavandone un suono limpido e incantevole, come ogni promessa di felicità dovrebbe. E dunque gli chiesero: ma che cosa mai è accaduto? È ovvio che io penso che sia stato molto male, e che non solo io, si sapeva, e che aveva fatto una lunga analisi, e gli fu chiesto: ma cosa mai fosse accaduto e che cos'è che lo aveva così profondamente trasformato? E lui rispose all'intervistatore: vede giovanotto mio, il fatto è che io prima suonavo le note, ora suono le pause, ora suono il silenzio. Questo è forse, Horowitz, a cui spesso riprendo, descrive forse quello che è il senso più profondo dei nostri giorni, del principio della cura in psicanalisi, ma io direi anche di un segreto senso interno della bellezza, cioè la possibilità di descrivere l'ignoto, di comprendere ciò che della bellezza non è subito esattamente percepibile. Io credo però, in ultima analisi, che ciò che abbia, ne sono convinta, ciò che abbia potenziato la valentia di Horowitz sia stata in realtà la sofferenza, il dolore da lui vissuto. Cioè io credo che vi sia un segreto rapporto, come dirà benissimo Benedetta nel suo lavoro, tra il dolore e la sofferenza. Quando ci capita di trovarci di fronte alla contemplazione di qualcosa che è veramente bello per noi, un quadro, un panorama, una donna, un uomo che amiamo, la donna è la bellezza, e avvertiamo quel senso di arresto del respiro, tra l'altro è particolare che estesis viene, che è il nome che è stato adatto all'estetica, come sapete, da Baumgarten nel Settecento, viene da isto, che significa ansimare, non solo respirare ma ansimare. Quell'arresto del respiro, quel fermarsi del tempo, quell'incanto subitaneo, proviamo al contempo di questo piacere un senso profondo di profondissima nostalgia, un senso di solitudine universale. Questo rapporto, Apollinaire lo chiama
l'enigma dell'arrivo, l'enigma dell'ora. Di questo tipo io credo che la bellezza abbia un rapporto segreto con il dolore, e di questo rapporto della bellezza con il dolore, che è riparazione ma anche irredimibilità, lascio, e per concludere e dare voce alle relazioni, lascio che lo dica però, non io ma chi molto meglio di me lo può dire, ancora una volta un genio e ancora una volta un grandissimo artista, Imre Kertész, un premio Nobel per la letteratura, che in un libro che credo sia il suo capolavoro, Essere senza destino, parla appunto di questo rapporto tra il dolore e la bellezza. E lasciate che io concluda con le sue parole, così come lo dice lui. Come vi dicevo, lui è un sopravvissuto ai campi di concentramento, e in queste ultime pagine lui descrive quando, al calar della sera, e proprio nel momento in cui il tramonto colora di ocra la città dove finalmente è potuto tornare, gli sovviene alla mente il ricordo, un ricordo irripetibile di memorabile bellezza, una bellezza mai più provata nella vita. E così lui ne parla. Quando, al venir della sera, sopravvissuti, seppur laceri o affamati, si era finalmente a riposo in attesa del cibo. E lui lo dice, un momento in cui, persino là, nell'intervallo tra i tormenti, qualcosa arrivava ad assomigliare alla felicità. Tutti mi chiedono sempre dei mali, degli orrori, conclude lo scrittore, ma è di questa esperienza di memorabile bellezza che parlerò. Qualora mi chiederanno. Io credo che il lavoro analitico, il principio della cura, sia proprio questo, un processo di conoscenza attraverso la comprensione del mondo psichico che dia finalmente la possibilità di tollerare il dolore e di riconciliarci con i nostri desideri e con la nostra stessa vita. Do con grandissimo piacere adesso parola a Benedetta, che ci parlerà appunto comprendere la bellezza. Buonasera a tutti, anch'io voglio ringraziare Malde per questa introduzione e presentazione, ringraziare Lorena e la Società Psicoanalitica che mi hanno chiesto di essere qui con voi a parlare di un tema così complesso. Devo dire che quando mi è stato chiesto di venire a parlare della bellezza ho avuto una certa preoccupazione, anche perché è un tema non molto praticato in psicanalisi e al di fuori della psicanalisi di una portata sconcertante. Simone Weil, in uno dei quaderni redatto a Londra poche settimane prima della sua morte, affrontando il tema della bellezza, scriveva: tutte le volte che si riflette sul bello si è arrestati da un muro. Tutto ciò che è stato scritto al riguardo è miserabilmente ed evidentemente insufficiente. La bellezza non si crea, è, la insegui e si dilegua, non la insegui e si insedia, scrive Emily Dickinson in una sua poesia. La bellezza è splendore dell'attimo, è quello che ci accade di fronte ad un volto amato, al cielo pieno di stelle, alle vette inarrivabili e al mare sconfinato. La bellezza contiene in sé però anche il sublime e l'orrore, lo splendore e il declino, l'éternel e il transitoire di cui parla Baudelaire. Si può definire la bellezza? The thing of beauty is a joy forever, recita il primo verso del poema Endymion di John Keats. L'esistenza della bellezza è una gioia per sempre. Keats unisce in un solo verso la forma del visibile, cui diamo il nome della bellezza, e quel sentimento potentemente corporeo e insieme profondamente spirituale che è la gioia. Per un poeta la bellezza è un fatto anzitutto interiore.
Per questo definire la bellezza è una questione che non attiene soltanto all'ordine dell'estetica, ma soprattutto all'universo del sentire. Thomas Ogden, uno dei pensatori più originali nel panorama psicoanalitico internazionale e scrittore anche di testi di letteratura, richiamando l'attenzione sull'effetto soffocante che producono sull'immaginazione i nostri sforzi di definire, di specificare con sempre maggior precisione ciò che intendiamo, sostiene che parole e frasi, come le persone, devono poter esprimere e conservare una certa indeterminatezza. L'immaginazione, sostiene Ogden, dipende dal gioco delle possibilità. Per esprimere a parole un'esperienza di vitalità, le parole stesse devono essere vitali. Le parole, scrive, quando sono vive e respirano, sono come accordi musicali. La piana risonanza dell'accordo o della melodia deve offrirsi all'ascolto in tutta la sua suggestiva imprecisione. Rinunciando allora a qualunque sistematizzazione, consapevole del monito di Diderot, che le cose di cui si parla sono quelle che meno si conoscono, vorrei provare a dare forma ad una mia particolare costellazione della bellezza, fatta delle idee che mi sono più familiari, più vicine al mio sentire come persona e alla mia esperienza come psicoanalista. Una sorta di passeggiata, come la descrive il poeta Ammons, la cui forma semplicemente accade, si dispiega, possiede un movimento che è caratteristico di colui che cammina. E vorrei farlo intrecciando, spero armoniosamente, conoscenza ed esperienza, logos e aistesis, pensiero ed emozione. Ma cosa contiene in sé la bellezza? Beh, la questione della bellezza è la storia di un concetto elusivo. Uno dei maggiori storici del XX secolo, riguardo all'estetica, il filosofo polacco Władysław Tatarkiewicz, faceva osservare che la parola bello presenta un'ambiguità di significato che è necessario chiarire. In una prima accezione più ampia, bello designa, nel linguaggio ordinario, tutto ciò che provoca piacere in virtù dei caratteri che gli sono peculiari. Non importa se si tratti di un ente concretamente reale o di un prodotto dell'immaginazione. In una seconda accezione più ristretta, bello è invece una categoria estetica vera e propria, un termine tecnico, che come tale esige di essere analizzato nella sua applicazione a vari contesti di esperienza e forse debitamente suddiviso e articolato. Tatarkiewicz ricorda che Goethe enumerava ben 33 possibili varianti della bellezza. Anche Remo Bodin, in un bellissimo libro dal titolo Le forme del bello, sottolinea come le modalità di espressione del bello siano nozioni complesse e stratificate, appartenenti a registri simbolici e culturali non del tutto omogenei, riflesso grandioso, scrive, di drammi e desideri che hanno agitato gli uomini e le donne di tutti i tempi. Perché la bellezza del mondo e nel mondo è ciò a cui l'umano tende costantemente. È per la Grecia classica la vittoria della religione olimpica, diurna e solare, sulle divinità sotterranee e ombrose. È la vittoria sulle tenebre, ma è anche ciò che contiene, solo depotenziato e in parte rimosso, scrive sempre Bodei, il ricordo dell'orrore delle origini, come residuo dell'indole pur sempre tremenda e perturbante dell'esperienza umana. La bellezza è un enigma. L'utilità della bellezza non è evidente. Che sia necessaria alla civiltà non risulta a prima vista, ma la civiltà non potrebbe farne a meno, scrive Freud nel Disagio della civiltà. Eppure gli studi neuroscientifici e neurobiologici suggeriscono che gli individui della nostra specie non sembrano avere un'area cerebrale esclusivamente deputata al riconoscimento del bello, né hanno alcuna facoltà psicologica speciale, né tantomeno un gene della bellezza. Quando facciamo esperienza di una cosa bella, è una molteplicità di aree cerebrali e di competenze biopsicologiche a essere ingaggiata di concerto. E nessuna di esse lavora solo per l'estetico, ma anche per una larga varietà di altri compiti e funzioni che niente hanno a che fare con la bellezza. Quali sono allora le molteplici qualità di cui si compone l'esperienza della bellezza? Cominciamo con delle qualità classiche, quelle della bellezza nell'era classica.
L'umano è sempre stato attratto dall'idea della forma, dell'ordine, della simmetria, dell'armonia, che spesso servono a contrastare internamente le più profonde angosce di declino, di disfacimento del corpo e di morte. Ma nessuna civiltà prima dei Greci è riuscita a scoprire le leggi di questo ordine con lo stesso rigore e lo stesso raffinato livello di astrazione. Per il mondo greco, il bello era principalmente armonia, ossia ciò che è ben congiunto. E in quanto armonia, il bello è, prima di ogni altra cosa, la manifestazione dell'ordine dell'universo. È stata la scuola pitagorica a costituire la sede privilegiata delle prime articolate riflessioni sul bello. Grazie ai numeri tutto diventa bello, scriveva il suo mitico fondatore. Ed è a Pitagora che viene attribuita l'iscrizione di ogni forma di bellezza in un contesto globale. A lui si deve l'aver chiamato cosmos, il mondo, termine che in precedenza indicava solo l'ornamento o il maquillage delle donne, la cosmetica, ma che in realtà significa anche ordinare e che definisce quindi, nell'accezione pitagorica, la caratteristica bellezza del cosmo come un tutto armonico e ordinato. La trinità di vero, buono, bello ha storicamente acquisito risalto proprio su questo sfondo. Sempre Bodei dice: il buono è bello in quanto retto dalla giusta misura, dall'equilibrio complessivo, dalla medietà stabilita dalle leggi della virtù, che è appunto armonia. Colui che agisce ingiustamente provoca una lacerazione nel tessuto vitale dell'intero universo. In senso lato, bello è dunque, per tutta la civiltà classica, qualsiasi atteggiamento morale in grado di ispirarsi al criterio della misura. Da qui il legame tra bello e natura. In virtù della struttura armonica che la pervade, la natura è costitutivamente bella. Anche Agostino, fondendo gli insegnamenti della Bibbia con quelli del pitagorismo, ripete che Dio ha disposto tutte le cose secondo misura, numero e peso. Omnia immensura numero ponduere disposuisti. È il numero soprattutto a destare meraviglia per la sua onnipresenza, scrive Agostino. Osserva il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi splendono, in alto o in basso camminano, volano e nuotano. Hanno forma perché hanno numeri, strappaglieli, non saranno più nulla. Il rapporto fra bellezza, armonia e scienze della natura sviluppa radici così profonde e durature che oltre 2000 anni dopo, due matematici di fama mondiale, G.H. Hardy e Paul Dirac, assumono il criterio della bellezza come guida alla scoperta. Scrive Paul Dirac: uno degli aspetti essenziali della natura sembra essere che le leggi fisiche fondamentali sono descritte da una teoria matematica di grande bellezza e potenza, per la cui comprensione è necessario un alto livello matematico. Nel suo libro Apologia di un matematico, Hardy dichiara che i modelli di un matematico come quelli di un pittore devono essere belli. Al mondo non c'è posto per i modelli brutti. Se una dimostrazione fosse brutta, non potrebbe essere vera, scrive. Tre sono i criteri per la bellezza in matematica: la semplicità, l'inevitabilità, cioè deve esserci un senso di necessità, che non ci siano elementi di arbitrarietà e di contingenza, e la sorpresa. Nella raccolta di saggi pubblicati da Cortina con l'affascinante titolo La bellezza come metodo, Paul Dirac scrive: quello che rende la teoria della relatività, quella di Einstein, così accettabile per i fisici, sebbene essa infranga il principio di semplicità, è la sua grande bellezza matematica. Questa è una qualità che non si può definire, non più di quanto si possa definire la bellezza nell'arte, ma che gli studiosi di matematica non hanno alcuna difficoltà a percepire. La teoria della relatività ha introdotto, in una misura che non ha precedenti, scrive ancora, la bellezza matematica nella descrizione della natura. Vediamo così che occorre trasformare, scrive sempre Dirac, il principio di semplicità in un principio di bellezza matematica. Il ricercatore, nel suo sforzo di esprimere matematicamente le leggi fondamentali della natura, deve mirare soprattutto alla bellezza matematica. Deve prendere ancora in considerazione la semplicità, ma subordinandola alla bellezza.
Accade spesso, conclude, che i requisiti di semplicità e bellezza coincidano, ma laddove entrino in conflitto, il secondo deve avere la precedenza. Ma se le scienze fisiche ci richiamano alla bellezza piena di meraviglia, evocata dalle forme perfette, armoniose e ordinate, che rappresentano e descrivono fenomeni e misure della natura, le discipline dell'umano ci introducono anche al lato oscuro dell'esperienza, la bellezza come caducità, come illusione, come ossessione. La bellezza non è altro che l'inizio dello spaventoso che noi siamo in grado a malapena di sopportare, scrive Rilke nella prima delle Elegie duinesi. Nel 1915, agli albori di un secolo bello e terribile, Freud analizza le reazioni psicologiche che si possono determinare di fronte al senso di caducità delle cose belle. Caducità che nel mezzo del più sanguinoso conflitto della storia dell'umanità rammenta l'estrema precarietà del vivere stesso. Così si apre il saggio il cui titolo è appunto Caducità. Scrive Freud: non molto tempo fa, in compagnia di un amico silenzioso e di un poeta già famoso, feci una passeggiata in una contrada estiva in piena fioritura. Il poeta ammirava la bellezza della natura intorno a noi, ma non ne traeva gioia. Lo turbava il pensiero che tutta quella bellezza era destinata a perire, che col sopraggiungere dell'inverno sarebbe scomparsa, come del resto ogni bellezza umana, come tutto ciò che di bello e nobile gli uomini hanno creato o potranno creare. Tutto ciò che gli avrebbe altrimenti amato e ammirato gli sembrava svilito dalla caducità cui era destinato. Fine della citazione. Virginia Woolf, grande scrittrice modernista che all'alba dello stesso secolo bello e terribile fece della sua vita un laboratorio di ricerca del modo in cui si possa conoscere la realtà delle cose, nel suo celeberrimo saggio Una stanza tutta per sé, dà questa insuperabile descrizione delle due facce della bellezza, facendocene fare allo stesso tempo e per il tramite della sua lingua raffinata e potente un'esperienza sensoriale. Queste le sue parole. Giunse un soffio di vento, da quale direzione non saprei, ma sollevò le foglie ancora giovani, così che nell'aria vi fu un balenio grigio argento. Era il momento del giorno che è racchiuso fra due luci, quando i colori si fanno più intensi e i porpora e gli oro picchiano sui vetri delle finestre come fossero i battiti di un cuore eccitabile. Quando, chissà perché, la bellezza del mondo, appena svelata e già prossima a morire, la bellezza del mondo, che è destinata a perire tanto in fretta, possiede due facce, una di gioia, l'altra di dolore, che ci fanno a pezzi il cuore. Tutta l'opera di Virginia Woolf si dipana in una continua serie di incursioni da differenti direzioni verso lo stesso territorio oscuro, pieno di ombre che vorrebbe illuminare. Cogliere la vera natura delle cose, la loro intima essenza. Si potrebbe dire che per la Woolf la bellezza di un'opera letteraria sta nel cogliere l'emozione e fissarla nel suo correlato oggettivo, testando la potenza emotiva e immaginifica della lingua. Scrive: «Penso che un'emozione intensa non possa non lasciare traccia. È solo questione di scoprire come ricollegarsi di nuovo ad essa, in modo tale da rivivere per intero la nostra vita fin dall'inizio». E per raggiungere l'inesprimibile sviluppa un'idea di prosa diversa, frammentaria, interrotta, che procede per rime e assonanze di immagini e frasi. «Sempre nella sconsolata disperazione», scrive Nadia Fusini, «di chissà che più si approssima alla verità, più quella si vela e svela e ancora rivela, in un infinito intrattenimento, dove la felicità o la bellezza dell'espressione, ammesso che lo scrittore l'abbia per una volta raggiunta, è subito messa in scacco da un altro movimento o giro di danza della materia metamorfica con cui ha a che fare». La stessa dolorosa inarrivabilità si trova nelle parole di Beckett in Assumption. Scrive Beckett: «Non esiste suprema manifestazione della bellezza di fronte a cui saliamo comodamente una scala di sensazioni per sederci leggeri sull'ultimo gradino ad assimilare il nostro appagamento. Quello è il piacere della leggiadria.
Noi veniamo afferrati fisicamente e scagliati a perdifiato al sommo di una rupe a picco, che è il dolore della bellezza. She duels with beauty, beauty that must die. Lei dimora con la bellezza che deve morire, scrive Keats nella sua Ode alla melanconia. Il sentimento della bellezza porta con sé, dunque, intrinsecamente, la premonizione di poter essere distrutta. Perché la bellezza può essere straordinariamente potente e incredibilmente fragile. La natura, le opere d'arte, il corpo umano, tre dimensioni universali della bellezza che provocano ammirato stupore, ma anche attacchi potenti e distruttivi. A volo di uccello su qualche scenario desolante, l'Amazzonia incenerita dall'incuria e dall'avidità, Palmira, l'antica sposa del deserto, devastata dall'odio ottuso di un fondamentalismo psichico prima che religioso, o i corpi cannibalizzati dal dolore alessitimico delle anoressiche. Ma come si impara a comprendere la bellezza? Freud scrive nel Disagio della civiltà: «La scienza dell'estetica studia le condizioni per cui il bello è sentito come tale, ma non è stata in grado di fornire spiegazione alcuna circa la natura e l'origine della bellezza». Come si può dunque comprendere la natura e l'origine della bellezza? In principio c'era l'oggetto estetico, e l'oggetto estetico era il seno e il seno era il mondo, scrive Donald Meltzer, uno psicanalista inglese. Per Meltzer il neonato è colto alla nascita da un misto di panico ed estasi, travolto da emozioni violente e incomprensibili che solo la madre può modulare, comprendere e significare. La bellezza sensuale della madre, quella che il neonato percepisce attraverso i sensi, si deve subito confrontare, dice Meltzer, con una sorta di conflitto estetico, con l'interrogativo se ciò che viene percepito dai sensi abbia o meno una corrispondenza con l'oggetto. C'è all'inizio una tensione verso la bellezza della madre, primo oggetto d'amore da cui il bambino dipende. Se poi si costruisce una fiducia primaria, un attaccamento sicuro verso l'oggetto, questo renderà l'assenza temporanea e ineluttabile della madre un'assenza tollerabile. Meltzer, come Winnicott, assegna dunque allo sguardo materno, lo sguardo sognante e desiderante della madre, la funzione di contenimento delle angosce primarie del bambino, restituendogli una sorta di corrispondenza e reciprocità estetica. Nessun fiore o uccello dal piumaggio magnifico ci impone il mistero dell'esperienza estetica quanto la vista di una giovane madre con il figlio al seno, scrivono Meltzer e la Williams. La madre contempla e ammira la bellezza del suo bambino ed è a sua volta ammirata da un bambino che, come dirà Winnicott, negli occhi della madre trova se stesso. La teoria evolutiva di Winnicott si è radicata nell'idea che per cercare creativamente e guardare il mondo, l'individuo deve, prima di ogni altra cosa, avere internalizzato l'esperienza di essere stato visto e dà alla complessa serie di operazioni psichiche implicate un termine che evoca immediatamente la dimensione della bellezza, mirroring, rispecchiamento. In tutte le lingue indoeuropee, del resto, è possibile ritrovare l'equazione lessicale e morfologica in base alla quale il conoscere dipende dall'essere visto. Idea, ciò a cui si riferisce l'atto dell'idein, del vedere, indica il perno dell'attività conoscitiva, la quale consiste, per l'appunto, nella costruzione di un edificio i cui elementi costituenti sono idee. Nel processo dunque di essere visto e di trovare negli occhi dell'altro recettività e comprensione, l'esperienza di sé prende forma e si trasforma. La lingua inglese ha lo stesso verbo per guardare e prendersi cura, to look and to look after. L'idioma di cura della madre e l'esperienza del bambino di questa cura è per Bollas fra le prime, se non la prima, estetica umana in assoluto. Il piacere perturbante di essere abbracciati da una poesia, una composizione, un quadro o da qualsiasi oggetto, scrive Bollas, dipenderà per sempre da quei primi momenti in cui il mondo interiore del bambino riceve una forma dalla madre. La prima estetica umana può quindi informare lo sviluppo del carattere e predisporrà tutte le esperienze estetiche future.
Anche il modo in cui il corpo può essere esperito e pensato dipende in prima istanza dal modo in cui il corpo e più in generale l'individuo come persona è stato trattato da coloro che lo hanno cresciuto. Per molti autori la traccia del rapporto con il corpo della madre sarebbe la fonte della vita creativa. Sarà la qualità del desiderio materno e la sua capacità di trarre piacere dal contatto con il corpo del bambino a dare forma all'esperienza soggettiva di essere in un corpo e quindi a strutturare il senso della desiderabilità del sé. La percezione del proprio corpo si costruisce quindi inizialmente e strutturalmente in relazione al desiderio dell'altro. Noi esistiamo per l'altro, scrive Sartre, e in termini psicoanalitici esistere per l'altro significa che solo attraverso l'altro, lo sguardo dell'altro, potentissimo mediatore del desiderio, noi possiamo scoprire o riscoprire un'immagine ideale di noi stessi. Ma se quello che la madre come specchio riflette è un vuoto, uno sguardo inespressivo, o se l'immagine che torna indietro al bambino è pervasa di invidia o di odio, allora l'integrità del sé può risultarne fortemente minacciata. L'impatto sul sé dello sguardo e del tocco della madre rappresenta dunque una delle traiettorie principali lungo le quali si costruisce la nostra soggettività. Sentirsi belli e orribili è questione fondamentalmente oggetto relata. L'ambiente poi diventa progressivamente, come lo chiama Lingiardi con un potente e brillante neologismo, un mindscape, dove esercitare preferenze e valutazioni rispetto a come le cose percettivamente appaiono, in un movimento, scrive Lingiardi, che cerca di conciliare conosciuto e sconosciuto, vicino e distante, potendo esprimere un'attitudine estetica costruita nel rispecchiamento, nella regolazione e nel dialogo con il viso di chi ci ha accudito. La cosa più bella è dunque ciò che si ama, l'oggetto del desiderio, declamava la poetessa Saffo. Ma se questo oggetto del desiderio è precocemente mancante o è un oggetto sofferente e traumatico, in assenza di un ambiente facilitante, il processo di trasformazione che ho appena descritto subisce inevitabilmente dei deragliamenti. La storia clinica di alcuni nostri giovani pazienti ci mostra ciò che può succedere quando lo sguardo della madre, naturale fattore di contenimento e trasformazione, diventa, in certe circostanze, repulsivo, veicolando un'insostenibile esperienza di vergogna. Le fantasie suicidarie che alcuni di loro possono coltivare segretamente e disperatamente sembrano celare una grande fragilità narcisistica e rappresentare il tentativo estremo di preservare una rappresentazione ideale, seppure mortifera, di sé. Questa rappresentazione ideale altro non sarebbe che il risultato di un rispecchiamento precoce fondato non sulla sintonizzazione affettiva né sul riconoscimento della soggettività del bambino, ma sulla proiezione da parte del genitore di bisogni e aspettative propri. Crescere, per certi adolescenti, può significare rischiare di perdere quello specchio narcisistico che tiene in vita la propria immagine segreta, e avventurarsi lungo un percorso lastricato di frustrazioni spesso insopportabili, di ferite terribili, di mutilazioni del proprio valore e della propria stessa esistenza. La bellezza, in questi casi, miraggio di qualcosa che sembrano avere solo intravisto fuggevolmente nello sguardo dell'altro, può legarsi inesorabilmente all'immagine idealizzata di sé. Per alcuni adolescenti il corpo può diventare allora il contenitore del sé sbagliato da eliminare. Nella fantasia che uccidendo il corpo si uccida solo la parte brutta, frustrante e fallimentare del sé e si permetta di sopravvivere e di risplendere a quel sé ideale, magnifico e terribile, frutto del rispecchiamento narcisistico precoce. Una drammatica esemplificazione di questo rimarrà per sempre impressa nella mia memoria attraverso le parole della madre di un paziente. Un giovane uomo, portatore di un'umanità piena di una grande sensibilità emotiva per l'altro, ma gravemente sofferente, che solo per un breve tratto di strada ero riuscita ad accompagnare e che dopo molti tentativi, solo accidentalmente falliti, era infine riuscito a togliersi la vita.
La madre, che per tutta la sua vita si era mostrata incapace di tollerare che il figlio realizzasse il suo naturale processo di soggettivazione, che diventasse quello che voleva e poteva essere, lo aveva vessato implacabilmente con l'idea che lui sarebbe stato meraviglioso come lei lo aveva sempre pensato, se non fosse stato evidentemente oggetto di un qualche impossessamento diabolico. Durante il colloquio che avemmo dopo la sua morte, descrivendomi il momento drammatico in cui era andata a fare il riconoscimento del corpo del figlio, morto buttandosi dal sesto piano, mi disse: «Dottoressa, avrebbe dovuto vederlo, era tornato bello come quando era bambino». A questo punto, prima di concludere, ci potremmo domandare se la psicoanalisi come cura ha a che vedere con la bellezza. Pino Riefolo, uno psicanalista romano, in un suo recente lavoro definisce la bellezza in psicoanalisi come la felice configurazione relazionale di transitoria e fugace sintonia che hanno le menti dei soggetti in campo. La bellezza come processo che si compie nel campo relazionale della seduta analitica, che permette l'emergenza di configurazioni di felice accoppiamento mentale, come le chiama Nino Ferro, o di condivisione intersoggettiva. In altre parole, io paziente, immerso nel mio solitario universo di dolore, di confusione o di non senso, faccio un'esperienza di bellezza quando in un attimo di trasalimento, riattivazione di impronte sensoriali, estetiche ed estesiche, come le definiva Moniello, trovo nell'incontro con la mente dell'altro qualcosa di vero, trovo qualcosa che è me. La bellezza in psicanalisi potrebbe essere letta allora come un organizzatore inconscio della funzione di pensabilità, che acquista una sua esistenza e vitalità, proprio perché le forme simboliche che hanno la qualità della bellezza riescono a sopravvivere meglio e più a lungo alla turbolenza delle angosce della non mentalizzazione, esattamente come le teorie matematiche forti. E come fa la psicanalisi ad attivare la funzione di pensabilità? Grazie alla sua identità anfibia, all'identità anfibia degli analisti, come la chiama Bastianini. Ci nutriamo del mondo della scienza e contemporaneamente usiamo gli strumenti della poesia per esprimerci. Lo facciamo, scrive Ferruta, rendendo disponibile un ambiente generativo di forme che non sono ancora configurate in parole, in storie, in immagini, che mantengono tracce della mente umana strutturata. Un ambiente in cui la tensione verso l'altro prende forma in modi che non sono ancora narrati, che devono essere narrati. Un ambiente aperto al molteplice e all'eterogeneo. Concludo con le parole del Candide di Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Dobbiamo coltivare il nostro giardino, scrive Voltaire. Che i sognatori sognino pure i mondi che preferiscono. L'Eden non si può trovare. I fiori più dolci, gli alberi più belli, hanno radici nel terreno solido. Non siamo puri, né saggi, né buoni. Faremo del nostro meglio. Costruiremo la nostra casa, taglieremo il nostro bosco e coltiveremo il nostro giardino. E come suggerisce Lingiardi, il giardino di Candide è un buon mondo possibile, anche per l'analisi. Grazie. Credo che la bellissima relazione di Benedetta abbia grandi valori. Uno in particolare mi piace moltissimo, il modo in cui Benedetta riesca nello stesso momento a descrivere, come lei dice, come una passeggiata e a porre dei problemi, a porre dei quesiti. E credo che tantissime cose potranno anche essere poi motivo di discussione tra noi, non ultima questa vicenda del cerebrale, no? In che modo non solo la mente ma il cervello percepisca la bellezza. E mi sono piaciuti molto anche le pietre miliari proprie del pensiero di Benedetta, che tuttavia ha fatto una grande panoramica storica e concettuale, ma lei dice armonia e simmetria, e pensavo
che sono proprio gli elementi che poi daranno origine alla prospettica, alla prospettiva. Pensavo che il tuo lavoro mi fa capire come la prospettiva non sia una necessità storica, ma un modo di percepire lo spazio come bellezza. Poi la matematica, tu dici, i numeri, il ritrovamento di verità teoriche e infine anche come orpello. Pensavo che questa cosa che tu sottolinei della sofferenza, del sintomo, mi interessa moltissimo, perché è come se l'anima stessa, come i nostri mercati, come le nostre mode, trovasse una mercificazione nei sintomi di ciò che invece dovrebbe essere puro. Come bene, credo che poi molte cose le riprenderemo. Do subito invece la parola a Ginevra Bompiani con la relazione dal titolo La bellezza e il contagio. Grazie a Maldevignieri, grazie a Benedetta Guerrini, che hanno fatto due relazioni secondo me molto belle, e affrontando questa cosa difficilissima che è dire che cos'è la bellezza. Io non ci proverò quasi. Quella domanda che mi sono posta è: come si fa a insegnare una cosa che non si sa che cos'è? Alcuni mesi fa mi è stata affidata una ragazza somala di 17 anni perché mi occupassi di tutte le pratiche che la riguardavano e delle sue necessità. A questo ho pensato di doverne aggiungere una che mi pare essenziale, anche se non prevista in modo specifico. L'impaesamento, non so se questa è la parola che ti viene. Non ho voluto anticipare, ma è bellissima. Da contrapporre a quello che mi sembrava propriamente suo, lo spaesamento. Non tanto un inserimento, un'ambientazione, l'uno utilitaristico, l'altra effimera. L'impaesamento io lo vedo come un processo di appartenenza, lento ma stabile, un'appropriazione non violenta di una civiltà e di una cultura che esclude il dominio, o come dice Heidegger, un abitare pensato nella sua essenza. Avendo ascoltato una conversazione della ragazza in questione con un'amica che le diceva che Roma è bruttissima, pensai di cominciare da lì. I ragazzi e le ragazze, noti come MSNA, minori stranieri non accompagnati, cioè arrivati in Italia da soli, provenienti da migrazione, sono abitualmente ospitati in centri situati alla periferia o nei sobborghi della città, da cui escono solo per andare a seguire corsi di italiano organizzati a loro beneficio. Il percorso è dal centro alla scuola e viceversa. La Roma, se Roma è la città, che vedono dall'autobus, è generalmente bruttissima. Poiché ho il privilegio di vivere in centro, ho deciso di farle vedere una Roma bella, o meglio, di usare Roma per indicarle la bellezza. La mia idea è che la bellezza sia un elemento così intrinseco alla cultura e alla civiltà, pare che sia un sentimento particolarmente acuto in Italia. Quando ho raccontato un pochino di cosa avrei parlato con delle amiche francesi, mi hanno subito detto: «Comme c'est italien!» Così intrinseco alla cultura e alla civiltà da renderlo necessario a chi vi si voglia addentrare. Naturalmente questo non vale solo per gli stranieri, ma anche per i ragazzi che crescono in periferie o borgate che hanno rinunciato alla bellezza fin dall'inizio. Quelle stesse borgate dove la coesistenza di italiani e stranieri
è cementata dall'odio e dal disprezzo, in mancanza di altro cemento. Così, la prima volta che venne da me, la portai ai fori. Avevamo anche il vantaggio di passare davanti a una delle più tronfie bruttezze di Roma, l'altare della patria. E così ci avventurammo e cominciarono le difficoltà. Come spiegare che cosa è bello e che cosa non lo è a una ragazza che non conosce la nostra storia, la nostra geografia, la nostra arte e cultura e non ha una conoscenza concettuale dello sguardo estetico, contando solo sulla sua intelligenza e sul suo frammentario italiano? La prima parola che le consegnai fu antico. La differenza immediata fra il vittoriano e il mercato di Augusto, il senato romano, è che questi ultimi sono antichi, qualsiasi cosa in ordine di tempo questo significhi, mentre il monumento a Vittorio Emanuele è stato pensato come un foro moderno. Ma perché antico e bello coinciderebbero? Non c'è forse il bello moderno? Lorena ne è un'apprezzatrice particolare. Non c'è forse il brutto antico? Insomma, già meno. Eppure, additando le rovine, le colonne sbocconcellate, l'opus incertum di brandelli di strada, il grande vuoto dei mercati, la meticolosità della colonna di Traiano, io non facevo che dirle, questo è antico, intendendo, è bellissimo. Ma non ho idea di che cosa lei intenda nella parola bello, né credo le sapesse che cosa intendevo io. Tutto questo per dire che sebbene la bellezza mi appaia come un elemento fondante della nostra vita e cultura, sembra che non sia oggetto di comprensione, di trasmissione, ma solo di indicazione. Io posso indicare cose che considero belle e cose che considero brutte, sperando che scatti qualche analogia, o meglio, un contagio. Sì, è proprio così, io desidero contagiare la mia percezione della bellezza senza spiegarla, perché sono convinta che l'impaesamento, cioè il rapporto fra due culture, passi attraverso il contagio della bellezza, non dell'utilità, opportunità, convenienza, diversità di cui ogni civiltà può offrire numerose campionature, ma di qualcosa di cui non so spiegare la natura, l'utilità o l'impiego, se non additando una bellezza, questo è bello, questo no. Vi ricordate che per Leopardi vago e bello sono la stessa cosa. C'è un esempio molto semplice di come si ardua la questione ed è la bellezza umana. Nel paese della ragazza la bellezza è formosa, pur senza raggiungere le dimensioni delle ragazze mauritane che vengono gavé, cioè ingozzate di latte, fino a diventare obese, perché solo così troveranno marito. Lei, nelle prigioni libiche, è tanto dimagrita che ora si accorda col nostro gusto. Ma se dovesse tornare, il suo corpo si troverebbe spaesato. La bellezza umana, come ogni altra, si esprime diversamente in culture diverse e solo il tempo ci permette di avvicinare con emozione le diverse espressioni. Solo l'antico sembra strappare al suo ambiente le diverse forme in cui si presenta. Oggi concordiamo sulla bellezza di Nefertiti, di Taide o di Aspasia e siamo colpiti dalla suprema bellezza delle dame dell'Oxus, le statuette composite della civiltà bactriana dell'inizio del secondo millennio avanti Cristo, senza curarci in realtà, senza conoscere, il ruolo che rivestivano nella loro cultura. Ed è così per la splendida statuetta della dea serpente cretese e per migliaia di altre sculture, pitture di civiltà che a malapena conosciamo. Il Novecento ha potuto essere folgorato dalle sculture africane, indipendentemente dalla loro funzione e valore nel paese in cui sono state create. Questo tentativo di insegnamento della bellezza
mi mette di fronte a tutte le questioni che da sempre solleva. È una percezione oggettiva o soggettiva, individuale o sociale. Esiste qualcosa come un gusto naturale o anche il gusto è frutto di educazione? Il nostro gusto e quindi le nostre scelte sono determinate o libere? Esiste il libero arbitrio? Ed esiste una realtà su cui esercitarlo? Dobbiamo prestare fede alle parole di Socrate, a quelle di Kant o a quelle della nuova scienza neuroestetica a cui accennava che Benedetta, che dice che l'unica realtà che abbiamo è la realtà del cervello? E ancora, questa al momento è la vera illusione, l'illusione del libero arbitrio. Dalle conversazioni con Semir Zeki del 2017. Questa ragazza è libera di preferire il Vittoriano al mercato di Augusto? E posso essere io così equanime da ascoltare le sue scelte senza commentarle o cercare di correggerle? D'altra parte, a che serve la mia introduzione alla bellezza quando non so nemmeno che cosa sia? In realtà, quel che faccio, dal mio punto di vista, è esporla alla bellezza e sperare che essa si imponga da sola, con la sua propria forza persuasiva, sotto forma di arte o paesaggio o bellezza umana. E tenermi prudentemente al di qua della modernità, e cioè della nostra propria produzione di bellezza, dove tutti i criteri si infrangono. E il termine bello diventa una parola generica per dire qualcos'altro di cui ci manca la definizione. Come spiegare la bellezza di Le Corbusier o a quel che sembra della sua inventiva assistente Charlotte Perriand, perché pare che sia lei che abbia costruito quasi tutti i mobili di Le Corbusier, come Sabine Pilsner, vabbè. O la bellezza di New York, come spiegare l'orinatoio di Marcel Duchamp o Guernica, o Bacon, posso dire, ora per te questa non è la bellezza, aspetta ancora un po', dopo qualche decina di Raffaello, di Bellini, di Bonnard, di Manet, quando avrai capito che cosa si è rotto nel nostro sguardo e nel nostro cervello, allora magari. Ma niente di tutto questo le spiegherà le grotte di Lascaux. La sorpresa nell'apprendere che la loro fattura risale non a 2000 ma a 18.000 anni fa lascerà spazio a uno sguardo libero e innocente o libero e consapevole per le figure, i colori, i gesti che a distanza di tanto tempo danzano un mondo che è già e ancora nostro? E quando anche riuscissi a trasmettere per contagio il senso della bellezza secondo la nostra cultura, come farei a spiegarle che lo abbiamo perduto? E quando è successo? È forse irreversibile come un cambiamento climatico? Il mondo di domani, oltre a essere fisicamente irrespirabile, sarà anche inguardabile? E dovremo per forza aggrapparci all'antico per ricordarci che cos'era la bellezza, questa cosa che non abbiamo mai appreso, ma solo percepito come un allargamento e una distensione del cuore, per esprimermi con una metafora, visto che di queste cose si può parlare solo per metafore. Così come dell'amore, altra parola che non sapremmo in nessun modo spiegare a chi non ne avesse qualche esperienza. Altra emulsione del cuore, né libera né determinata, né insegnabile né trasmissibile se non per contagio. Altra emozione che si sta spegnendo nel nostro mondo di protesi e moncherini. Ed è una delle questioni, fra l'altro, che si pongono alle storie di fantascienza che mettono in campo robot dalla figura umana. Sono capaci di sentimenti? E come sarebbero state inserite le emozioni nei loro circuiti, visto che nessuno sa che cosa sono? Bellezza, amore, felicità. Tre parole intraducibili nel linguaggio.
Tre cose di cui non possiamo fare a meno e che non sappiamo più produrre. Tre forme dell'infinito che la cosiddetta realtà rivela nella forma del punto piuttosto che dell'estensione. Di questa, quella di cui si è più perso lo stampo è forse la bellezza ed è anche per ora la meno mistificata. Come se insieme alla cosa fosse svanito anche il suo desiderio e quindi non valesse la pena utilizzarla commercialmente. È vero che alcuni quadri e oggetti feticci sono oggi venduti a cifre astronomiche, ma non in quanto belli, ma in quanto popolari o famosi. Perché allora insisto nel voler contagiare la mia allieva col mio proprio bisogno di bellezza? Penso forse che la bellezza, pur senza salvare il mondo, possa riscattarlo? Sì, questo penso. Ovunque la bellezza si manifesti, penso che l'altro piatto della bilancia sia un po' più leggero. Eppure mi ricordo di aver visitato un giorno un piccolo paese sopra un cocuzzolo da cui la vista si perdeva. Un paese povero e lontano da ogni fonte di ricchezza, dove una donna rispose alla mia ammirazione con una risata. Oh sì, qui a Panorama non ci frega nessuno. E ricordo l'assedio di Sarajevo, quando viaggiavo per contribuire alla ricostituzione della biblioteca bruciata e gli amici mi dicevano «Muoiono di fame, di freddo, di bombe e tu gli porti i libri?» Non avevo risposte immediate, ma sapevo, come lo sapevano i sarajevesi, che la cultura era una priorità, insieme al cibo, all'acqua, alla luce. Così come so adesso che la caduta libera della nostra cultura occidentale, che trasudava bellezza e rovina con lei, trascina con sé non solo il senso della nostra vita, ma la nostra vita stessa. E trascina anche la caduta dell'amore e della felicità. Perché anche se non so che cos'è la bellezza, so che nel suo regno abitano la lentezza, l'attenzione, la rispondenza, il ritmo, la consonanza, la proporzione, la passione, l'eleganza. O abitavano. E penso che nel rovesciamento dell'orinatoio di Marcel Duchamp ci siano effettivamente queste cose tradotte nella scorciatoia della perdita dell'uso proprio. E che sono queste le cose che connettono le figure di Lascaux e Kandinsky, della Venere di Willendorf e di Matisse, delle colline senesi e delle torri di New York. Dunque, ora all'improvviso saprei che cos'è la bellezza? Qualche giorno fa, la ragazza somala è stata portata a Volterra. Al suo ritorno gli ho chiesto com'era. Bellissima, mi ha detto. Che cosa c'era di bello, ho insistito. Tante foto, ha risposto sorridendo. Il senso della bellezza è stato divorato dalla riproducibilità tecnica? È questo che l'ha fatta vacillare? Come quando molti anni fa raccontai di un attentato in un autobus. A un autobus avvenuto mentre mi trovavo a Gerusalemme e il mio nipotino di 4 anni, meravigliato, mi chiese «Ma è successo davvero in televisione?» La bellezza, lo sappiamo, non esiste fuori dai sensi umani che la rivelano. Ma ora sembra che lo sguardo da solo non basti. Deve essere rifratto da uno strumento che raccoglie insieme lo sguardo e il suo oggetto. Come se nessuno dei due garantisse l'altro o lo completasse senza la deviazione di questo terzo testimone. Quasi si fosse perduta l'intimità dello sguardo. E forse è qui la rottura di cui parlavo. In fondo, quando gli impressionisti uscirono all'aperto a dipingere, inclusero il mondo a testimone della loro visione e da allora mi pare che questo testimone non abbia più lasciato l'arte. Questa è la realtà, dissero. E Virginia Woolf, ragionando sul tavolo della cucina nella sua gita al faro, si poneva la stessa domanda. È questa la realtà?
ma poi si rispondeva non con un oggetto, ma con una presenza, quella della signora dell'angolo di fronte, in un altro scritto, che nel compartimento del treno, senza tanti fronzoli e ornamenti, senza una società che garantisse per lei, col suo solo essere lì, una qualunque Mrs. Brown, diceva all'osservatrice: «Tu non mi conosci, io ti sfuggo, ma se vuoi la realtà, eccomi». La realtà è dunque l'inconoscibile? Oppure, come dice Semir Zeki, è il conoscibile per eccellenza perché è opera del nostro cervello? In fondo, quando gli impressionisti escono a cercare la realtà, io credo che prima questa cosa non venisse fatta, la ricerca della realtà. Ma in realtà non sappiamo neanche che cos'è la realtà. E che cosa c'entra poi la bellezza con la realtà? Non sarà proprio la sua irrealtà, perché è reale solo nella riproduzione, reale solo dal momento in cui viene afferrata dai sensi. Non sarà proprio la sua naturale innaturalezza a farci entrare nel nostro e suo paese, a impaesarci. La bellezza non è dunque la realtà, ma il miraggio in cui la realtà si placa. E questo miraggio è la nostra patria, o matria. In una tragedia di Euripide che porta il suo nome, Elena non ha veramente abbandonato Menelao, ma è stato un suo fantasma lasciare la Grecia sulla nave di Paride, un suo fantasma a scatenare la guerra, un eidolon. Tutte le guerre, ci dice la tragedia, sono scatenate da un eidolon, anche le nostre attuali. Mentre lei, la casta e onesta Elena, trova rifugio in Egitto protetta dal re Proteo. Vi sono dunque due Elene, come se l'intimità della sua bellezza si sollevasse da lei per farne un miraggio universale, oggetto di desiderio, rapimento e guerra. Alla fine della guerra, Menelao la ritroverà e, dopo aver capito l'inganno in cui anche lui è caduto, ritornerà con lei a Sparta, dove Elena uscirà dal miraggio per tornare a essere la donna di mezza età che è diventata. Ma non chiamiamola miraggio, chiamole il suo nome, illusione. L'illusione è quel ponte fra il desiderio e gli oggetti nudi del mondo, quella innaturale naturalezza che trasforma in ogni momento la cosiddetta realtà senza dimenticarne il pungiglione. È una caduta e un sollievo, in cui la terra respira e respirando si solleva, si allarga, e si raccoglie, sfiata e rifiata. È questa l'altalena dell'illusione che nasconde la realtà se essa esiste, e quando dubitiamo di lei, ne nasconde il difetto nel suo manto. E dunque la bellezza, alla fine, sarebbe il manto dell'illusione? Se è così, è sotto quel manto che mi voglio trovare, dentro lo sguardo in cui i vuoti mercati di Traiano tessono intorno a noi che guardiamo una specie di patria per contagio. Ma dopo aver ascoltato Matilde Vignieri, sarei tentata di dire, parafrasando la magnifica espressione di Horowitz, che la bellezza suona le pause, suona il silenzio, e di questo ne siamo infinitamente grati. Come vi avevo detto, le due relazioni, pur così diverse, con un taglio assolutamente personale, hanno secondo me qualcosa in comune. Innanzitutto sono tutte e due delle due passeggiate, tuttavia, e passeggiate che, come amici che insieme vedono, guardano e commentano, sollevano ad ogni passo tanti dubbi e direi non soltanto le domande di
che Ginevra ci pone, che sono tantissime. Ginevra, mi hai fatto ricordare che una volta ho sentito una bellissima seminario di Gadamer in videoconferenza da Heidelberg, proprio un momento prima che morisse, una cosa meravigliosa, in cui lui per tutto il tempo parlò della domanda e della risposta e disse: ragazzi, ricordate, la cosa importante è porvi le domande, il modo in cui le poni. Allora, le domande che tu poni sono tante e tantissime, mi riconducono a una e io te la faccio, anche se non credo che potrà avere così immediata risposta, che è, a me sembra che quello che tu proponi è una cosa importantissima, ci pensavo. Come insegnare ai nostri figli la capacità di godere della bellezza? Quindi non soltanto alla ragazza somala e in questo gioco bellissimo che tu fai man mano che le mostri la bellezza della tua città, ma pensavo proprio come possiamo trasmetterla alle generazioni future, questa cosa meravigliosa che è cultura, che è storia, ma che è anche parte di noi. È anche una parte di me, come faccio a insegnarle a mia figlia? Mi è venuta in mente una cosa, tu hai citato Lascaux, quindi vado avanti e indietro, ed è, mi è venuta in mente una cosa bellissima, devo dirti, anche, scusa, ho sbagliato il titolo del tuo libro, forse ho messo Dio e adesso te lo ripropongo, perché l'etimologia della parola bellezza sembra derivi dal sanscrito, credo sia Bet El Za, che significa là il luogo dove Dio brilla. Bellissimo. E allora questa cosa mi ha fatto molto pensare che c'è una cosa meravigliosa, scusami, prendo solo un attimo, c'è una cosa meravigliosa delle grotte di Lascaux. Sono le grotte ornate, sono uno dei più grandi enigmi, esattamente come la bellezza, d'altra parte l'origine della bellezza. Picasso è andato e ha detto: ma noi non abbiamo fatto niente. Noi non abbiamo fatto niente in 35.000, 18.000, insomma le date sono, ecco, in 35.000 anni. Allora la cosa bellissima è che nella grotta di Lascaux che tu citi c'è di una bellezza spettacolare gli animali che diventano Dio, che sono divinizzati. E poi c'è la scena della grotta di Lascaux, in cui, la chiamo la scena perché è la scena in cui c'è il bisonte, che sarà poi copiato da Picasso, ma è straordinario il fatto che nella stessa scena, con la stessa mano, questo dicono gli studiosi, c'è un piccolissimo ometto, come disegnato da un bambino di 2 anni, ed è lo stesso pittore che lo fa, ed è l'uomo che sorge tra Dio e gli animali, tra Dio e la natura, in mezzo come la soggetta. Allora pensavo proprio a questa cosa, come poter spaesarci dalla nostra cultura per trasmetterla, no? In paesaggio, per trasmetterla ai nostri figli. Beh, la mia risposta è appunto il contagio, non vedo altro. Bene, ma io penso che forse aprendo il dialogo e il dibattito potremo ampliare le domande da porre alle nostre relatrici. Certo. A parte vi ringrazio per gli interventi che avete fatto. La mia domanda è: ma la bellezza è conciliabile con le grandi collettività? Cioè, nel senso che quando si parlava di Roma, no? E insomma, la Roma che l'incuria non viene coltivata, l'Italia, no? Che insomma ha queste grandi bellezze e sono assolutamente non c'è prendersi cura anche delle cose belle che ci sono. Allora mi chiedevo se è possibile, no? Perché anche i bambini quando crescono c'è una bellezza naturale, poi piano piano all'adolescenza, alla crisi, sembra che ci sia un processo molto vasto che distrugge una sensibilità nei confronti anche della coltivazione della bellezza. Allora mi chiedo però se è possibile immaginare
una realtà sociale in cui c'è un'attenzione per la bellezza. E chiudo, io sto seguendo in questo periodo due ragazzi romani che stanno facendo dei video in giro per il mondo che si chiama Viaggio in Salita. E loro hanno investito dei soldi, sono una coppia di trentenni, ma fanno dei documentari in giro per il mondo. E sono stati in Cambogia, in un posto pazzesco, meraviglioso, proprio toglie il fiato, lascia senza parole la bellezza, invaso dalla plastica, perché loro stessi dicevano non c'è proprio un minimo senso di rispetto per la bellezza del posto, no? Per cui li buttano qualsiasi cosa in mare. Allora la domanda è, diciamo, ma è possibile? Io sono un po' sfiduciato invece su questo, cioè sulla possibilità che ci sia un contagio collettivo ampio. A chi lo chiedi? Scusate, Rocchetto per la registrazione della società, forse dite il vostro nome? Beh, quando ha detto la collettività, la prima volta ho subito pensato alla Cina. La Cina è piena di straordinaria bellezza. Il fatto di essere... allora erano 600 milioni fino a poco tempo fa, adesso sono già 1 miliardo, ma insomma anche 600 milioni non ha impedito alla Cina di produrre meravigliosa bellezza. Io non credo che sia la collettività. Basta una persona per buttare la plastica. Addirittura in Italia, dove c'è una grande attenzione alla bellezza, insomma, comunque così dicono di noi e mi sembra che così sia. Sotto i paesi piccoli, bellissimi, questi paesi meravigliosi con una grande vista, subito sotto, dove comincia la bellezza, si fa la discarica. È così, i paesi italiani sono così. Dove comincia, dove c'è il panorama della bellezza, si buttano i rifiuti. Quindi non credo che sia la collettività, credo che sia qualche cosa di contemporaneo. Infatti ho detto il mondo futuro sarà anche inguardabile. Cioè, penso che noi abbiamo perso il senso della bellezza e se non riusciamo a contagiare i ragazzi intorno a noi, quelli di noi che ce l'hanno, loro non sapranno contagiarla e quindi sarà finito. Ma non è la collettività, perché in realtà poi non so neanche se sono collettività le nostre adesso. Non credo che non esiste neanche più il popolo. È la gente. Non c'è più collettività o popolo. Secondo me c'è gente. E la gente, il numero della gente, non conta. Quindi io penso che la bellezza sia al tramonto. Non il tramonto, ma al tramonto, sia al tramonto, come molte altre cose, e che dobbiamo metterci in testa che non si tratta più di cambiare, di innovare, ma si tratta di conservare quello che abbiamo, se vogliamo averlo ancora domani. Io non sono molto esperta di fenomeni collettivi, però mi pare che i due termini che hanno echeggiato nelle nostre parole oggi, cioè cura e contagio, abbiano forse a che fare anche con quello, con la questione che ponevi tu. Anch'io penso che voglio essere un po' meno pessimista, diciamo così. È facile. Ecco, un po' meno pessimista. Certamente sembriamo alle soglie di un'altra grande frattura collettiva, culturale, appunto cultura è l'altra parola, mi sembra che abbiamo così poca cura
della cultura, della cultura intesa non soltanto come appunto conservazione dei beni culturali, che già, come dire, richiederebbe un certo impegno, ma proprio del senso appunto della cura e del contagio, cioè che sta nella cura del contagio, cioè ti mostro che cosa è bello per me, no? E cerco anche di farti sentire perché per me è così bello. Da quello che si fa naturalmente con i bambini, a cui la dimensione della bellezza o dell'oggetto bello viene trasmessa appunto, cioè con, attraverso canali che non sono necessariamente pedagogici, no? Ma che sono proprio così, del comune sentire. Io ricordo una volta mio figlio, che era molto piccolo, avrà avuto 3 anni e mezzo, io ero tra l'altro in un momento non particolarmente brillante della mia vita, stavo sentendo una musica di Bach e lui venne lì da me e mi disse: mi sembra che questa musica la senti perché se oggi sei molto triste. La musica era veramente molto bella, però non era così scontato che un bambino di quell'età riuscisse a mettere insieme, poi insomma Bach non è che sia proprio così immediatamente fruibile, ecco. Credo che la cura e il contagio attraverso il sentire siano due aspetti che forse, voglio pensare e sperare, possano, come dire, non provocare la fine totale della bellezza. Altri interventi? Posso togliere? Sì, ecco. Sì. Allora, 3 punti. Allora, intanto la dimensione più psichica, no? Che è stata affrontata, che riguardava il riconoscimento, il rispecchiamento, no? Come forma di, come possibilità di creare una sensazione interna di coesione, di bellezza. No? E allora pensavo, ho avuto subito un'immagine che mi è venuta in mente anche perché ho usato in altre situazioni, quando nell'Uomo senza qualità, nel secondo volume, cioè Ulrich incontra la sorella che non vedeva da tanti anni, in occasione oltretutto della morte del padre, e lui ha un'immediata reazione di stupore e di innamoramento, no? Come se in quel momento la bellezza diventasse l'aspetto che, insomma, consente di fare un'esperienza totale in un momento in cui c'era una perdita molto grave, no? Allora, ecco, quella era una situazione, poi come seguita anche nel romanzo, insomma, che non ha fine poi, e questo è anche un aspetto bello del romanzo, tra loro c'è una relazione fortemente fusionale, ma non simbiotica, potremmo dire. Nel senso che forse una relazione può portare a bellezza quando c'è un poter riconoscersi nell'altro, trovare una forma di sé nell'altro, però senza perdere se stesso, perché altrimenti entriamo in un altro ambito di esperienza che non comporta la bellezza, ma semmai la frattura, la disgregazione. Cioè. E questo era un aspetto, era un'immagine, no? Cambio. L'altra cosa era il contagio, no, perché mi ha colpito molto tutto il racconto di Ginevra, poi ho avuto esperienza con migranti più adulti in un'altra situazione, no? Anche di cura in un certo senso. Capisco bene quello che dice Ginevra, perché c'è un momento sempre di scarto, no?
quando c'è un'alterità che riguarda tanti punti di vista, generazionale, culturale, no? Tutta una serie di valori, tutta una serie. Allora pensavo anche, se qui inserisco un elemento più antropologico, Dan Sperber, quando descriveva anche, e poi un'esperienza che questo proprio nella mia esperienza di antropologo anni fa, proprio di ricerca sul campo che ho fatto, di ricerca sul campo, per esempio, dice, se uno chiede l'antropologo che fa una indagine su un rituale, su un uso, e chiede, ma questo vale in un villaggio africano, ma vale pure, che ne so, alla festa di San Domenico di Cuculo in Abruzzo, insomma, non cambia tanto, cambiano i contesti. Se uno chiede, ma perché si fa questo, no? La prima domanda è sempre, ma perché si è sempre fatto? Cioè, c'è un qualche cosa, però da quella prima domanda poi magari scaturisce qualcos'altro, no? Scaturisce qualcosa in più che parte da quel, cioè di da qualcosa che è implicito. Cioè, il contagio, per cui la trasmissione di qualche idea che originariamente è diversa e che poi viene condivisa, per cui si trasforma, cioè avviene proprio, secondo me, nel momento in cui si comunica a un livello che non è completamente, diciamo, spiegabile, no? Questo lo conosciamo molto anche sul piano della reazione analitica, no? Questo è un altro punto. E questo è un altro elemento, cioè qualcosa di implicito che ha a che fare con la possibilità di contagiare, per cui di trasmettere in qualche modo. Terzo punto è l'ultima questione posta, che è molto legata invece alla dimensione ambientale, no? Cioè al fatto, non so, penso c'è stato un libro recente di Telmo Pievani, La terra senza di noi, che è un bel libro, e oltretutto nel libro è inframmezzato una serie di fotografie di un fotografo di cui non mi ricordo il nome, ma sono fotografie che diciamo testimoniano, no, alcuni cambiamenti della terra, no? Oppure di certe dimensioni geografiche, ambientali, ma sono foto molto belle, no? Come per esempio sono molto belle le immagini, per esempio, di alcuni film post-catastrofici. Cioè, c'è anche una bellezza della catastrofe, detto questo, no? Però, allora, riporto due sogni fatti dalla stessa persona nella stessa sera. In un primo sogno c'è un'atmosfera plumbea, un mare plumbeo, molto cupo, che la superficie è piena di coltelli di plastica. No? Coltello nell'acqua. Sì, di plastica però. Non biodegradabile. Vabbè, un remake. Sì. Dopodiché un'immagine di un mezzo busto, insomma, no? Di un'immagine un po' chimerica di una specie di pirata che però ha anche un mezzo polipo, no? E in un museo. Questi sono un primo sogno. No, adesso non entro nei particolari perché non è qui che... Altro sogno successivo, è una giornata invece tipo questa, insomma, autunnale, ma tiepida, con un bel sole, c'è un mare un po' agitato ma un po' mosso, e
E questa è una persona che è lui stesso, il sognatore, che cammina su degli scogli che sono anche, fanno da argine a, diciamo, a un mare che avanza, no? Ma è un argine è naturale, non di scogli, cioè non per esempio con quegli argini che abbiamo visto in un film recentemente che facevano per arginare, no, l'avanzamento, che sono cose, diciamo, di cemento, ma era un argine naturale, no? Adesso volevo dire quanto effettivamente c'è una... quanto la bellezza sta anche nel passaggio, no? Nella possibilità di trasformare qualche cosa in qualcos'altro, no? In questo senso mi sembra che, adesso per dire l'ultima cosa, l'apertura della fine del mondo di Ernesto De Martino, dove dice che in fondo la vera fine del mondo non è la, diciamo, la catastrofe naturale di cui parlava negli anni 60, è anche quella, ma è la fine della possibilità di pensare all'esistenza di una qualche cultura, cioè anche dell'uomo all'interno della stessa sua condizione, che crea un rapporto, diciamo, tra natura e cultura, tra anche degli aspetti terribili, no, dell'esistenza, che però possono anche essere visti in un'altra dimensione. Ho detto troppo. Ma non ci sono domande, però. No. Quindi... A te, pure. No, era una chiedere. Scusa. No, secondo so. Oltre Ulrich, vorrei chiedere alle oratrici da che cosa si riconosce proprio individualmente, in che cosa consiste la percezione al momento in cui diciamo è bello, questo è bello. La risposta c'è. C'è. È stata detta dagli antichi e è sempre rinnovata, perché non facciamo nomi, non entriamo nella retorica. Però l'emozione. Brava. Ma l'emozione è un'altra cosa ancora, genera stupore. È lo stupore che genera, è generato dall'emozione e che porta all'individuazione. Da cui nasce la conoscenza. Dunque, è questo il processo, il nesso del processo. Lo abbiamo ascoltato in tutte le chiavi possibili, dall'Etiopia, bene, dalla Somalia, scusa. Ma anche lì è interessante questo rapporto, questo spaesamento, impaesamento che avviene, perché dice veramente il problema dell'alterità. E siccome la bellezza è sempre straniamento, c'è un coup de foudre che ti porta altrove, come diceva qualcuno che conosciamo, va bene, il valore principale dell'emozione, della bellezza, è proprio lo spaesamento. È quel momento in cui ti trovi altrove e cominci a vedere il mondo come prima non l'avevi visto, quel mondo che ti cambia. Quindi anche io non ho molte domande, però ho voluto solo aggiungere una percezione alle vostre, insomma. Grazie. Le cose che ha detto Alfredo, mi è venuto in mente. Kafka, in una lettera, per descrivere la felicità, dice che passeggia con sua sorella in campagna e dice: meraviglioso, è proprio come essere nell'Eden dopo la cacciata degli uomini. Quindi vuol dire, i paesaggi catastrofici hanno una loro notevole bellezza, anche perché non c'è gente. Un po' di coraggio. Ah, ma no, io ne ho moltissimo.
Sì, vero. So che siamo in chiusura, quindi... Vai. Quasi. Due microfoni. No, no, io volevo innanzitutto ringraziarvi moltissimo, anche perché si capisce bene che c'è un grande lavoro, oltre che una grande passione, dietro questi discorsi che avete fatto, sia per il lavoro per portarlo qui, che proprio evidentemente, anche se per esempio Benedetta diceva non ci avevo proprio mai riflettuto in un senso, che... ma evidentemente invece è una riflessione che vi ha attraversato tutte e tre sempre, perché mi sembra una densità, tutti e tre i discorsi, veramente difficili da adesso da disarticolare. Poi perché farlo, visto che sono, come dire, dei corpi integri molto articolati. Allora, prima di tutto appunto vi ringrazio veramente tanto di tutto, dello sforzo, della capacità interpretativa dei vostri testi, che è stata molto emozionante. Una cosa soltanto volevo aggiungere, che peraltro anche adesso Alfredo diceva in qualche modo, evocando la bellezza delle catastrofi, Benedetta pure diceva, chiaramente, tanto adesso non so se lei o Malde legavano il discorso della bellezza anche alla pulsione di morte, no? Però anche Benedetta diceva, insomma, c'è un tema che è un tema del tema della sofferenza, e c'è il tema del che cosa c'è nella bellezza. Nella bellezza, appunto, c'è anche qualcosa di tremendo, no? Tu dicevi, citavi la frase le Rilke, ma è proprio questo, io penso, il problema. Cioè, in ognuna di queste situazioni dell'umano, cioè della possibilità umana di percepire, di sentire, di pensare, c'è contenuta questa terribile conflittualità, direbbe Meltzer, il conflitto estetico, ma è molto di più, secondo me, perché in senso un po' più anche freudiano, io penso che sia proprio questa battaglia costante e terribile tra una pulsione di vita e una pulsione di morte, che però non possono esistere l'una senza l'altra. Quindi perché possiamo pensare alla bellezza e dire pure la catastrofe è bella? O perché possiamo dire che comunque ci può essere, diciamo, una speranza anche in un discorso catastrofico o in un'immagine orribile come quelle appunto di Bacon, deformate, no? Dove sembra che un principio di bellezza che può essere un volto viene stirato in una maniera così terribile, assurda, che diventa un'altra cosa disumana. Eppure appunto quella disumanità, quella deformazione contiene la proprietà proprio umana, che è quella di contenere tutto questo, il bello e il brutto, l'odio e l'amore. Appunto, noi speriamo la speranza e anche però la distruttività che vediamo continuamente realizzata, no? Quindi, vabbè, con questa speranza penso che possiamo. Vi ringrazio veramente tanto. Allora, non so se concluderlo questo pomeriggio. Io vorrei chiedere sia a Ginevra che a Benedetta se vogliono dire un'ultima cosa, come dire, da qui in poi, alla luce di questo... No, 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 ma per esempio, scusate, allora una cosa brevissima, la dico io, mi hanno fatto pensare tutte e due, e parlo da neurologo adesso, è vero quello che diceva Benedetta, che non vi è un'area deputata alla bellezza, ma per così dire tutto la nostra mente sembra essere deputata alla bellezza. E la dico a modo mio, la cosa che mi ha sempre colpito moltissimo è la clessidra. Noi abbiamo una clessidra dentro il nostro cervello, che è composta da vie lunghe e vie brevi. E questa clessidra è quella che ha due traghettatori, due sentinelle, che non stanno proprio nella corteccia elevata, stanno nel mezzo, nelle retrovie, e sono i nuclei della base, e sono quelli che sono deputati allo smistamento del dolore, della bellezza. Quindi c'è
effettivamente un centro, che sono questi lavoratori nelle retrovie che sono i nuclei, l'ipotalamo, principe di tutto, ma i nuclei accumbens, che sono proprio i nuclei che noi chiamiamo del gradimento. Allora c'è questa cosa meravigliosa per cui per me, io trovo che sia bellissima la nostra composizione cellulare, poi ho fatto l'analista, ma fare essere neurologo mi ha dato un senso di no, belli tutte e due, ma anzi la psicanalisi mi ha insegnato a trovare la bellezza di quello che mi aveva solo stupito, diciamo, all'inizio. La cosa meravigliosa è che voi vedete, a proposito della latenza, voi vedete qualcosa di meravigliosamente bello. Il dottor Urlich, se ho capito bene il nome, voglio dirlo, e immediatamente non abbiamo la percezione della bellezza, abbiamo che ci si rizzano i peli sulla pelle o qualunque cosa, o si chiude la gola, cioè abbiamo la risposta corporea con uno scarto che è talmente piccolo da non poter essere individuabile se non in microsistemi, l'attimo dopo la clessidra alta informa i piani elevati, questi si mettono a lavorare e allora ci dicono che la sensazione che abbiamo provato è bellezza. Questa cosa mi fa impazzire. Bene. Allora volete dire due parole? Io solo una parola per giustificarmi, visto che le considerate pessimista. Io ho molta fiducia nell'illusione. Ma io la parola positiva l'ho già detta, quindi non mi vorrei ripetere. Penso però, riprendo quello che diceva Alfredo, e cioè quanto sia importante un concetto che è stato un po' maltrattato forse dalla psicanalisi, è quello della fusionalità, perché l'abbiamo sempre un po' vista con diffidenza nella sua dimensione appunto simbiotica, quindi di distinzione, no? Ecco. Invece credo che la fusionalità abbia molto a che fare col contagio. Cioè, se non fossimo fatti di una materia psichica che è capace di funzionare come un reticolo, le cui maglie si restringono o si allargano a seconda della situazione, del momento, della fase della vita, non saremmo capaci di questi effetti contagio, e adesso intendo gli effetti contagio positivi, poi sappiamo che c'è anche l'altro versante. Però ecco, credo che la fusionalità sia una cosa che forse bisogna rivalutare. Grazie, grazie di essere stati tutti insieme, grazie degli interventi, buonasera.